Un quartiere storico, ricco di vicoli, palazzi, squarci unici, poco conosciuto da chi vive a Caltanissetta e che ha due volti, quello dei palazzi in rovina, di chi abbandona i rifiuti e quello del recupero delle radici e della riqualificazione attraverso progetti strutturali, culturali e artistici. E oltre alle saracinesche scopriamo quadri degli studenti nisseni e i diversi murales di altrettanti artisti che in quei vicoli lasciano un segno di rinascita. A guidarci è il presidente del quartiere San Giuseppe Provvidenza, tra le stradine di uno di quei luoghi antichi della città, già esistenti dal 1500, una radice ebraica. Lì vivevano molti artigiani e commercianti. La provvidenza significa amarlo, soprattutto cercare di farlo amare ai nisseni che, ahimè, alcuni sconoscono proprio i vicoli e le viuzze di questo quartiere e portarli a farli vivere questa realtà che è il quartiere Provvidenza. Ci saranno per lo più 6-7 etnie divisi tra libici, egiziani, marocchini, nigeriani, pakistani e soprattutto ci sono anche molte diversità tra di loro. C'è chi è più verso uno spirito imprenditoriale, come i pakistani che aprono anche negozi, e soprattutto anche come i marocchini e i nigeriani che sono molto più, diciamo, agricoli, ma lavorano nelle terre oppure fanno anche i muratori. I bambini nel quartiere, rispetto agli extracomunitari, sono pochissimi quelli che si vedono per le strade, però è bello vedere girare tra le vie del quartiere perché si vedono molti bambini extracomunitari che giocano i giochi che giocavamo noi, per esempio a pallone in mezzo alle strade tra le vie, oppure con i cestetti per le strade, con le corde, con gli hula hoop. E poi è anche bello rappresentare dove io giocavo da bambino, esattamente lungo il viale Regina Margherita, in quel campo dove c'erano le roulotte. Adesso è diventato un campo per i pakistani in cui giocano a cricket. In queste vie, oltre al Teatro dei Pupi, c'erano anche le case dell'amore profano, storie di vita che si intrecciano con i cambiamenti della città, che ha visto quelle case, sempre meno abitate, diventare uno dei quartieri che oggi accoglie ben 6 etnie differenti. Le prossime attività che faremo, Covid permettendo, sicuramente saranno con il buon tempo, esattamente da primavera in estate. Cercheremo di collaborare insieme con il comune di Caltanissetta per fare dei vari eventi in cui cercheremo anche di coinvolgere gli extracomunitari perché ormai è un quartiere multiculturale, pieno di storia da scoprire e soprattutto da venire a vedere.